che dicevano che se l'avesse presa male Giorgino, invece non è vero. Giorgino andava d'accordo con tutti. Anche lo stesso Giovanni Cuccoli ha detto, eravamo come fratelli, ha detto, quindi non credo che se la sia presa. L'ha incisa e l'ha cantata a modo suo, certo, come la cantava Giorgino era un'altra cosa perché era roba sua. Prego. Grazie. Tu di Lumare. Allora noi la chiamiamo disiparata, ma cosa disiparata? Già in termini noi sardi siamo abituati a trasformare, no, le sillabe, deriva questo nome da despertada, dallo spagnolo, era canto a manzanile, quindi era una serenata d'amore, altro che disiperata. E grazie a Luigino abbiamo sentito cosa vuol dire trasmettere questo tipo di canto. Quindi grazie davvero, grazie, il cuore è importantissimo. Allora,
Per concludere, siccome se siete rimasti sino a quest'ora è perché siete appassionati, o curiosi, ma più appassionati, concludiamo con un canto in re tradizionale di un poeta qua vicino, Raga, di Bonannaro. Nino, ti puoi anche avvicinare tu, anche Giovanino se se la sente, adesso canteranno Saghiterra, che era una delle poesie più cantate, no, nella storia del canto a chitarra. Quindi Saghiterra, accompagnate sempre da Pietro, che io reputo tecnicamente in questo momento il miglior arpeggiatore, ce ne sono altri e non tanti. Conosciamo Gianni Colabiosa, che era un allievo diretto di Adolfo Merella, che è bravissimo, purtroppo lo chiamano raramente a suonare perché ormai non si suona quasi più, così invece bisognerebbe riprendere quel tipo di accompagnamento di canto, e Bacchisio Masia di Bonannaro, e Daniele Pintus di Castelsardo, ma ci sono altri che non suonano sul palco, ma Tore Carboni, che è bravissimo, anch'io suono l'arpeggio. Non sono tanti, c'è qualcuno a Sassari che suona nei ritrova, sì, l'ho già detto, Gian Nicola, l'ho già detto, anche il fratello, insomma, però non sono tanti e bisognerebbe, c'è qualche ragazzo che si sta avvicinando, lo stesso Gian Daniele arpeggia, si è innamorato dell'accompagnamento all'antica, oltre che a cantare suona e così via, speriamo che si riprenda prima o poi, prima che sia troppo tardi. Allora, canto a Saghiterra. Giovannino non c'è, deve essere andato via. Giovannino, gli facciamo dare una voce. Allora, no, non te la sento Giovanni, va bene. Allora, oh Nino, Saghiterra, dai. Allora. Guardi, via. Oh,
memoria antica, amico. Partendo dalla fine dell'Ottocento, primi anni del Novecento, intanto vi ringrazio perché hanno dato l'esempio desuganto a voghe di chitarra di una volta, caimo, senza correre, quindi permettendo alla voce grande espressività. Grazie a voi, quindi quando volete ci riuscite sempre, basta riprenderlo, basta riprenderlo. Per concludere, ringraziandovi Giovanni, ringrazio te, e tutti gli organizzatori di questa serata, ricordatevi una cosa: quando organizzate o la Prolocco o il comitato, feste ne fate ancora, una serata fatela a Santiga, dategli queste caratteristiche, altrimenti il nostro canto muore, se non è già morto, d'accordo? Allora, per non perdere le sonorità, l'ultimo esempio in chiusura di come si cantava una volta. Adesso ascolteremo tre dilettanti, ma sentite in te maniera bella di cantare. E con questo vi saluto. Yeah.
così si cantava un tempo, eh? Allora, adesso, visto che i ragazzi stanno iniziando qualcheduno ad avvicinarsi, io che poco fa ho messo su YouTube, quasi per stimolare, basta, un video dove faccio vedere un pochettino gli arpeggi, gli abbellimenti un po' semplici di come si accompagna ad arpeggio. Qualche ragazzino pare che stia seguendo, e qui abbiamo Burgia, vero? Vieni, avvicinati, dai, a dimostrazione che si stanno avvicinando i ragazzi e stanno imparando. Pietro, direi una chitarra, fai un piccolo arpeggio. Io ricordo, adesso non l'ho conosciuto perché tramite Facebook ci conosciamo, mi ha mandato i primi esercizi che faceva e io lo incoraggiavo, continua così, non preoccuparti se sbagli, l'ho sentito da poco e c'è già l'arpeggio, vuol dire che sta lavorando. Dai, e concludiamo proprio con un bellissimo esempio di giovani che si stanno avvicinando all'arpeggio. C'è Marco? Sì, non fate. Dei progressi enormi, dalla prima volta che l'ho sentito. Di un ragazzo che si sta avvicinando all'arpeggio, sta studiando e ha già fatto dei progressi enormi. Io ancora il primo video che mi ha spedito via Facebook, che stava iniziando, e chiaramente era alle prime armi, e io non ho fatto altro che incoraggiarlo: vai, non avere fretta, perché con l'arpeggio non c'è fretta, si fa un passo per volta,
sei già bravo, non montarti la testa, continua così. Bravissimo. Mi pare che amo il Fenedoene con questo piccino. Grazie a tutti per questa partecipazione, grazie, un'altra volta. E grazie a voi che siete rimasti sino a quest'ora, grazie davvero, ad altre occasioni. Ascolti, alla cosa un'ora e mezza si vuole, capito? Devo tagliare, dopo sennò... Dopo che mi sarà buono, non tagliare. No, a mare lo dobbiamo fare. Diglielo, direttore, sempre su giorno, se mi menti. Ma stava dicendo lui. Sì, sì. Digli che quando vuole la facciamo a Mara e così viene Marco, viene... Lo stavo dicendo perché dalla serata di Cicchin, non so dal comune cosa c'è rimasto e la volevano fare. Ah? L'ho conosciuto, no, ormai è già partito, ha già la cadenza. Della pennata lo stavano cantando. Ah, la pennata esatta adesso. Un che era andato appena lui ha dato la pennata giusta, la cosa giusta, c'è la cosa nuova, la pennata.